Questa che visitiamo, accompagnati da Paolo Quaggio e da Mario Quaresimin, rispettivamente presidente e direttore della CIA di Venezia, Confederazione Italiana Agricoltori, è una piccola stalla che resiste. Tutte le altre, e non erano poche fino a una generazione fa, hanno chiuso. Francesco Casarin sfida le difficoltà, convinto che ci sia ancora spazio per chi produce latte di qualità senza l'angoscia della quantità. Un allevatore tradizionale molto attento alla sostenibilità. Le mucche sono alimentate con cibi che lui stesso coltiva con pratiche sostenibili su terreni che abbracciano la stalla. Foraggi e mais in particolare. Sta riposando la vacca decana di questa piccola stalla? Sì, sta riposando adesso. Quanti anni ha? 15 anni ha. E fa sempre latte? Sempre fatto latte. Lei ha un segreto per far latte alle vacche anche che non sono più giovani? Basta non spingere troppo. Ci racconti un po' della sua vita di allevatore. No, c'è poco da dire, insomma. Fatica? Sempre. Mattina viene su presto alle 6, 5 e mezza. Sabato? Anche. Domenica anche. Quindi lavoro continuo? Esatto. Perché la vacca va sempre munta. Senta Francesco, ma queste vacche quanto latte fanno al giorno? Più o meno sui 22-25 litri di latte. Pochetto? Poco rispetto ai 35-40 che di solito è la media nazionale. Ma a lei è sufficiente questo? Sì, riesco a starci dentro con i costi. Come mai? Come mai non spinge nella produzione di latte? Perché le vacche dopo una o due mungiture restano, mi tocca mandarle via. Mentre queste quante mungiture? Riescono a vivere 4-5-6 mungiture. E quindi c'è un vantaggio in qualche modo? Rispetto agli altri che le sfruttano al massimo e fanno una o due mungiture al massimo. E questo significa qualità? Esatto. Qualità del latte? Esatto. E dei prodotti del latte ovviamente? Esatto, tutto quanto i derivati. Ed ecco il nostro Francesco Casarin tra il mais destinato alle sue mucche. Non è bello come ci si aspetterebbe a causa della siccità che lo ha fatto soffrire. Quest'anno con il tempo che c'è stato è un poco più basso di circa mezzo metro. Freddo. Freddo, è stato maggio freddo, adesso speriamo che vada via caldo e riuscire a trebbiare questo fine settembre, inizio ottobre. E poi? Poi messo in trincea e poi dopo un mese che è stagionato cominciamo a dare da mangiare alle vacche. Cibo essenziale per le sue vacche? Sì, circa quasi metà della razione usiamo solo che silo mais. È stato varato un progetto industriale di 24 milioni e mezzo per aiutare il settore caseario del Veneto. L'obiettivo è permettere alle aziende di recuperare in efficienza e sostenibilità e di poter competere sul fronte della qualità. La CIA di Venezia chiede che risorse siano destinate a tutti i produttori di latte che ne abbiano le condizioni. Beh, sicuramente la regione sta investendo, investirà nei prossimi tempi circa 25 milioni di euro per quello che è il settore lattiero caseario. È un intervento soprattutto di tipo industriale, quindi andrà alle cooperative, tra le più grosse naturalmente del Veneto. La nostra speranza è che questo intervento presso le cooperative di riflesso sia positivo anche per le aziende produttrici, perché altrimenti le nostre aziende rimarranno sempre al palo. In sostanza tutte le aziende agricole, gli allevatori in particolare, ma anche le piccole latterie dovrebbero essere sostenute, aiutate, incentivate. Io ho la speranza che se si migliora la capacità produttiva della cooperativa, di conseguenza la cooperativa deve riconoscere un prezzo maggiore alle aziende produttrici, perché altrimenti il divario tra il prezzo alla produzione e il prezzo poi alla vendita aumenta, lasciando sempre le aziende con un reddito che è inferiore a quello che è il costo di produzione. Parliamo sempre di latte? Parliamo sempre di latte naturalmente, cioè il settore latte con alti e bassi è in crisi ormai da molto tempo. È tempo secondo me proprio di dare una svolta, diciamo, alla situazione, dando proprio la possibilità alle aziende produttrici di avere un reddito assicurato.